Questa è la fila di auto che ogni giorno si crea al drive-in dei tamponi all'ospedale di Noto, dal 4 settembre dichiarato zona arancione. Lo sai quanti ne facciamo in media? Sono 180-200 tamponi al giorno. Sono persone positive o persone che comunque devono essere sottoposte a tampone perché in isolamento fiduciario. Siete anche voi positivi? Sì. Vaccinati? No. Ve ne siete pentiti un po'? Sinceramente no. Da maggio non avevamo più pazienti ricoverati. Ad oggi abbiamo la disponibilità di 28 posti letto, 27 su 28, cioè praticamente è tutto pieno. La maggior parte sono pazienti non vaccinati. Numeri che hanno spinto la regione a decretare la zona arancione a Noto e in altri 7 comuni vicini. Ma cosa cambia? Questo arancione detta delle regole della serie. Chi ha il Green Pass ed è vaccinato è giallo. Per chi non ha il Green Pass e non è vaccinato è arancione, quindi c'è il coprifuoco, non puoi andare nelle mostre, non puoi fare questo, non puoi fare l'altro. Come spiega il sindaco ai turisti, le limitazioni valgono solo per chi non ha il Green Pass, coprifuoco alle 22, divieto di uscire dal comune e di consumare all'interno dei locali. Allora se lo rendono obbligatorio, che lo devo fare, per forza lo faccio, va. Però da qualche giorno subisce delle limitazioni pesanti, no? Limitazioni pesanti, no? Perché guardo un film, sto a casa, non è che tipo passo il tempo così la serata, non è che più di altro non posso fare. Non si può sedere al bar, al ristorante, al chiuso. Non ci vado di solito mai al bar, neanche prima del Covid ci sono andato, si figuri. Se non hanno il Green Pass possono mangiare all'esterno, ma comunque hanno il coprifuoco entro le 10, quindi qualcuno davvero non viene. Gli effetti delle nuove regole si vedono nelle strade, meno affollate soprattutto la sera, ma anche negli hub vaccinali. Ha portato ad un incremento anche notevole, perché noi attualmente stiamo assistendo ad una triplicazione delle richieste come prime dosi. No, non l'ho fatto ancora, ma lo farò a breve, molto a breve, sì. Cosa ti ha convinto? Ho limitazione per tutto, giocare a pallone ci vuole il Green Pass, per uscire serve il Green Pass, per qualsiasi cosa, per entrare in un negozio serve il Green Pass. Ora per esempio se voleste andare al ristorante... Non possiamo andarci. E tra poco scatta il coprifuoco. Non è sufficiente a convincervi a fare il vaccino? Ancora no. Ancora no. Sono le 22 e quindi... Sono le 22, un minuto e 5 minuti e loro giustamente chiedono... Io dico che chi non vuole vaccinarsi se ne deve stare a casa. Noi, che siccome l'abbiamo fatto con grande sacrificio, ci hanno detto potete uscire e usciamo.